Buonasera a tutti, oggi la Lore è andata in casa del Casale, vediamo quello che è successo. Simone, a te la linea. Ciao Ema, città di Casale 1, Arona 1. A momenti l'Arona riesce quasi a portare a casa 3 punti. Il pareggio del Casale arriva veramente sul gong. La cronaca molto semplice: nel primo tempo subito in salita per gli uomini di mister Ragazzoni, che perdono Rossi per infortunio. Per la regola dei giovani entra Simone Negri, che è un attaccante, e si cambia modulo. Nonostante questo l'Arona comunque riesce a gestire bene la partita. Si va nel secondo tempo, Capacchione a momenti porta in vantaggio l'Arona, quindi però si rimane sullo 0-0. Gol comunque maturo, perché con una bellissima azione corale Giordani a tu per tu col portiere non sbaglia. 1-0 Arona. A questo punto il Casale si riversa completamente in attacco, l'Arona gestisce bene la partita fino a metà del secondo tempo, quando per un doppio giallo perde Fornara. Da lì l'assalto del Casale è tremendo, l'Arona gestisce bene comunque la partita, Tornatora riesce anche a parare su una punizione insidiosissima, un tiro velenoso, quindi riesce a rimanere in partita l'Arona anche grazie al suo portiere, ma veramente all'ultimo secondo, all'ultima azione buona per il Casale, i padroni di casa trovano il pareggio. Comunque non è una beffa per l'Arona, anche se la partita avrebbe potuto anche meritare la Arona, perché il Casale nel secondo tempo ha cercato molto di più il pareggio. Quindi città di Casale 1, Arona 1, e domenica prossima si torna in casa finalmente qui ad Arona col Cameri. A te mister Ragazzoni. Ciao Ema. Ciao mister, uno stadio storico, ancora per poco l'Arona stava facendo la storia, poi è arrivato il pareggio del Casale. All'ultimo secondo, lo sappiamo, il calcio riserva anche questo. Sì, hai detto bene. Peccato per il gol preso proprio al 95esimo. Però la squadra ha fatto prestazione. Siamo contentissimi della gara che hanno fatto i ragazzi. Questa è una squadra viva. Una squadra che non molla mai, anche quando è rimasta in 10. Sai, comunque questo è un campo difficile. Il Casale è una squadra forte che sicuramente alla lunga si giocherà il campionato. Tanti cambi oggi sono stati in partita, possiamo dire che la squadra ha giocato con tanto orgoglio e tanto cuore. Sì, ma quest'anno la squadra ha tanti cambi e tutti quelli che sono entrati bene, anche Jess è entrato bene in un ruolo non suo e comunque penso che abbiamo fatto una partita di carattere. Ripeto, questo è un campo difficile. Fare un punto qua è un punto importante. Andiamo avanti sempre partita dopo partita. Adesso da domani cominceremo a pensare al Cameri. Possiamo comunque definirlo un punto guadagnato e non due punti persi, perché nel secondo tempo loro hanno avuto tante occasioni, forse anche molte più della Rona. Ma sì, Tornato è stato molto bravo, abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni. E ripeto, eravamo di fronte a una squadra forte, ma sono convinto che lo siamo anche noi. Mister, ce lo vogliamo togliere un sassolino dalla scarpa? Insomma, come dicevano, la Rona la considerava una squadra di seconda fascia, invece anche guardando la classifica, quelli che vogliono vincere il campionato devono per forza passare da Rona. Non lo so in che fascia siamo. So che siamo una squadra, a mio avviso, davvero forte. E se abbiamo sempre questo spirito, che è quello che abbiamo sempre avuto in ogni partita fino ad oggi, faremo un buon campionato. Poi non so dirti dove potremo arrivare, perché il campionato è molto equilibrato, ci sono squadre fortissime. Per oggi chiudiamo qui, adesso rimaniamo in attesa della prossima sfida, dove l'Arona incontrerà in casa il Cameri. Ragazzi, stay tuned.